Eccoci con Martina Rizzelli, neoeletta campionessa italiana alle parallele assoluta. È il tuo primo titolo, quanta emozione? È una bellissima emozione perché comunque l'anno scorso per poco non sono riuscita a vincere il titolo e riuscire a riscattarmi quest'anno è stata una grandissima soddisfazione. Senti, come hai lavorato quest'estate prima della Golden per prepararti per tutti gli impegni che adesso ti vedranno appunto impegnata da adesso in poi, insomma? E tutti i giorni sono allenata, ho continuato ad allenarmi facendo questo nuovo esercizio, cercando di pulirlo, migliorarlo sempre di più e tenere sempre comunque costante l'esercizio fatto giusto. Adesso, dopo i campionati assoluti, ci sarà la gara di Novara e poi occhi puntati verso Glasgow. Come stai affrontando questo periodo? E sicuramente è un periodo di tensione perché la squadra, sono usciti i nomi ma comunque non è sicura, può cambiare da un momento all'altro e quindi la tensione c'è e pensare che magari poi non si riesce a entrare in squadra non è piacevole, certo, diciamo. Bisogna giocarsela, chiaramente sono diciamo 9 probabilmente le papabili alle 7 del mondiale e quindi chiaramente vi dovete dividere quel posto. Sì, quindi con Novara si deciderà definitivamente la squadra che partirà e poi a Glasgow bisognerà dare, chi partirà dovrà dare il meglio di sé per poter qualificarsi alle Olimpiadi. Chiaramente, su quale esercizio, chiaramente oltre alle parallele, stai puntando maggiormente a migliorare, quindi a crescere tecnicamente e quale ti piacerebbe chiaramente fare di più? Sicuramente il volteggio, che è l'altro mio attrezzo di punta, diciamo, e sto cercando di farlo molto più pulito, sia delle come gambe che come spinta, alzarlo sempre di più. Poi il corpo libero, che cercare di stoppare gli arrivi, pulire i salti artistici, che è quello un po' meno. E vabbè, la trave poi è quella diciamo non, per ultima. Ultima sì, non è proprio il mio attrezzo forte. Va bene, grazie mille di tutto, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.